Il Monterosi si presenta all'appuntamento con l'Anorese con tre assenze importanti, come Palumbo, Salvatori e Matusalem, ma da prima della classe, dopo la riformulazione della classifica da parte del giudice sportivo sulla questione Foligno. Pippi, dopo 3 minuti, prova a sorprendere Frasca con un colpo di testa, ma al decimo, clamorosa traversa colpita da Molino, che fa tremare i biancorossi oggi in completo nero. Alla mezz'ora, punizione di Buono. La sfera arriva sui piedi di Montesi, che la rimette al centro, ma il tiro di Sivilla viene ribattuto dalla difesa dell'Anorese. 39esimo, insidiosa punizione di Molino, ma ci pensa Costantini a liberare per il Monterosi. Il primo tempo termina a reti bianche, molte energie spese dai sardi in fase di raddoppio delle marcature. Parte la ripresa e il Monterosi passa subito in vantaggio. È il minuto 2, traversone di Sivilla. Pippi viene atterrato, ma la palla arriva sulla testa di Piro, che con un pregevole pallonetto di testa scavalca Frasca. Grande festa sugli spalti. Secondo gol consecutivo per l'esterno biancorosso che sblocca il risultato. Al minuto 8 l'Anuorese prova a reagire al colpo a freddo. Curcio riesce a mettere una palla in mezzo, ma l'incornata di Molino è controllata da Mazzoleni. Al 18esimo problemi alla spalla per Piro, al suo posto entra Pero Nullo. Nuorese che non molla, al 24esimo della ripresa il neo entrato Botti si gira bene in area, ma Mazzoleni è in presa sicura. 26esimo, Pero Nullo salta un avversario, spara in porta, ma Frasca ci mette i pugni. Gara che si fa sempre più intensa ed un minuto dopo Curcio si infila in area e con un destro regala il pareggio alla Nuorese. Tutto da rifare per il Monterosi che ora deve spingere sull'acceleratore in questi ultimi minuti. Al 34esimo, grande apertura di Pero Nullo per Manoni, ma Frasca è brava ad opporsi al cross del centrocampista biancorosso, forcing della squadra di casa che al 41esimo crea grossa apprensione nell'area della Nuorese. Sul seguente corner è debole il colpo di testa di Costantini. Allo scadere, ultima grande chance per il Monterosi. Fanasca protegge Parla per la botta di Pippi di destro che dà l'illusione al gol ma esce di un soffio. 4 minuti di recupero, ma il Monterosi non riesce a sfondare il muro della Nuorese, che esce dal Martoni con un prezioso punto. Occasione persa per la squadra di D'Antoni, raggiunta in testa alla classifica dall'Arzachena a 60 punti.